Buonasera a tutti e benvenuti a questa manifestazione. Saluto e ringrazio tutti i presenti, in modo particolare il curatore del volume, miscellanea di scritti, l'avvocato Tanzillo, presidente dell'Associazione Cenacolo Rosa del Prosecco Onlus, che ci ha coinvolto nella presentazione. L'Associazione Cenacolo Rosa del Prosecco Onlus ha sottoscritto una convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore Teresia, impegnandosi ad accogliere studenti in alternanza scuola-lavoro e a contribuire con eventuali somme ricavate da offerte spontanee e libere a finanziare una mostra fotografica sul tema La scuola di ieri e di oggi. Il materiale fotografico d'archivio sarà fornito gratuitamente dall'associazione che si rende disponibile anche ad assistere dal punto di vista tecnico-organizzativo gli studenti che saranno impegnati direttamente all'ideazione, preparazione del materiale fotografico e alla mostra dei luoghi, tempi e modi scelti dagli studenti e dal corpo docenti. Mi chiamo Alessandro Garofano, studente del quinto anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Teresia dell'indirizzo economico-sociale. Questa di stasera rappresenta per noi un'occasione di crescita e di scoperta, tanto più significativa proprio perché il nostro indirizzo ha tra le sue finalità l'acquisizione di una cittadinanza attiva legata a temi quali l'educazione alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione del territorio. Si educa al futuro, al nostro futuro. E per noi dialogare con lei, dottor Tanzillo, ci permette di maturare competenze formative in un contesto oltre l'aula. Noi siamo ciò che ricordiamo di essere stati. Non c'è futuro senza memoria. Distruggere la memoria equivale a distruggere la base della propria identità e della propria continuità nel tempo. La memoria storica è testimonianza del passato, insegna la fecondità del sacrificio e celebra il trionfo della spiritualità. Si ha fame e sete di memoria storica, non per una sterile nostalgia del passato, ma perché essa orienta una visione positiva della vita e dei rapporti umani. Educa alla convivenza pacifica. Invito il vice sindaco Gabriele Domenico e la rappresentante di istituto Patelli Elia a rivolgere un saluto allo studente.